se noi facciamo una barca di nuova concezione, magra, stretta, magari in carbonio. Questa è proprio una barca partita dal foglio bianco, insomma. Una cosa che ancora non abbiamo ottimizzato è il piano velico. Se devo ordinare quest'albero, lo devo ordinare adesso proprio, e comunque l'albero gli devo dare i soldi. Il fatto che la barca sia tutta in carbonio è tenuta in alta considerazione al momento di progettare la struttura delle vele. E vedi, alla fine nessuno è responsabile, c'è il pezzo in ritardo. La giraglia è per noi fondamentale. Sembra, vabbè, facciamo poi quella dopo. Tu sei stato chiaro in riunione? No, sì. Sono stato chiarissimo. Cioè, tu vorresti fare Maurizio stilizzato, Maurizio messo dentro la cabina. Sdraiato così, su un fianco. E poi mascherata la foto, cioè lavorandola un pochino, in modo che non si capisce proprio esattamente che è lui, sì. Però... Vedi un sogno che si realizza, quindi vedi quello per cui tu hai faticato tanto, hai lottato tanto per ottenere, e che improvvisamente te lo vedi materializzato. Antonio! Chiude questo, Chiude questo! Chiude, dici? E beh, oh! Ciao! Ciao, Anto! Vabbè, dai. Questo è. Civitavecchia. Roma Civitavecchia, se vedi Civitavecchia verde, autostrada per Civitavecchia, non è che mi sembra una cosa complessa. Senti, sono le 6 di mattina per tutti, anzi ormai sono le 7:30. Toto, vuoi venire a darci una spinta alla barca? Sarà, non lo so, come ti sembra, che galleggia bene? Il con scandaglio funzionerà in quell'acqua. Il scandaglio dice 0,0,5. Cioè stai toccato? No. Sì. Vabbè. Proviamo, dai, proviamo a girarla. E così almeno non abbiamo sorprese quando apre il fondo. La giriamo. Non è proprio presente. La giriamo, fra. Comunque sì, si può girare. La giriamo e la mettiamo lì, dai. Senti, l'altro, hanno portato una cima da 50 metri. Ho visto, ce l'ho qua. La metto lì sotto, così ci appoggio sopra le taniche e non si muovono più. Allora, quindi questo si attacca, però in teoria diciamo che potrebbe andare. Il problema è qui, no, qua, appena te molla, te casca il braccio, capito? Che sta sempre quello che vuoi mettere. Sì. Io lì è un miglio che non tocchi mai niente su quelle robe lì, cioè per amor di Dio le coperture tengono, però sai, è tessile questo anche. Molla tutto, dammi gli ormeggi, salta fora che andiamo.
Antonio! Chiude questo? Chiude, dici? E beh, oh! No. Ciao, Anto! Ho visto il furgone, è bellissimo. Ah, ci ha messo la punta finalmente alla barca. Sì, hai ragione. Il tronchetto non era. Non mi ritengo un grafico, diciamo. No, però giusta osservazione. È stata bello, l'ho visto questo, l'ho visto oggi quando sono rientrato, l'ho visto. Sì, non lo credo, molto. Sì, mi raccomando, ecco, questa è la nota importante che ti dicevo, la pellicola per non far sentire male quelli che vanno a bordo, se no ci tirano qualche accidente quando, mentre riporti tutto chiuso, insomma, sarebbero... Va bene, questo è... Senti, va bene, Maurizio. Allora... In bocca al lupo, cosa posso dire? Buon viaggio? No. Buon vento. Buon vento? Va bene, ok. Civitavecchia, Roma Civitavecchia, se vedi Civitavecchia Verde, autostrada per Civitavecchia, non è che mi sembra una cosa complessa. Senti, sono le 6 di mattina per tutti, anzi ormai sono le 7:30. Quindi molto rapida, molto veloce, 30-31 ore. La prima giornata è stata senza vento, insomma con meno vento delle previsioni, quindi l'abbiamo fatta a motore. Ci aspettavamo nella notte una botta di vento, quindi abbiamo preso la prima giornata per riposare, perché sapevamo che dovevamo probabilmente farci la nottata. E infatti arrivati dopo l'elba di notte all'altezza, poi verso la giraglia ha cominciato il vento a soffiare e siamo arrivati di notte verso le 2 a 37 nodi, 38 nodi alla giraglia. Siamo arrivati poi praticamente a tutta la giornata a 38 nodi, 39 fissi e con onde
onde grosse, infatti con Randa e Fiocco abbiamo fatto velocità impressionanti, siamo riusciti a fare 25 nodi e 7 ed è stata impegnativa al timone, non abbiamo mollato un attimo, tutte e due, e siamo arrivati alle 3 del pomeriggio a Saint-Tropez. Siamo qui a Saint-Tropez, Walter e Francesca hanno fatto il trasferimento, bene, tutto bene, l'ho visto in belli gasati, la barca funzionava tutto, hanno preso un bel vento, però insomma la barca si è comportata bene, tutto soddisfacente insomma. La barca a me è piaciuta, soprattutto perché l'abbiamo provata a vela, siamo andati a velocità che penso, insomma, con 40 nodi la barca ha risposto bene, abbiamo fatto 16-17 di media nel pomeriggio e la barca ha navigato bene, quindi un bel test. Sono i soliti problemi di posto per la barca, perché l'organizzazione di questa regata è un po' complessa, perché le barche iscritte sono tante, circa 250, e quindi ogni anno, diciamo, ci sono dei problemi per sistemarle tutte, che non entrano tutte nel porto di Saint-Tropez. Stiamo vedendo come fare per domani, che dobbiamo portare la barca di qua, perché oggi siamo a Coblenza. Pallo, Santa Margherita Ligure, Portofino. Lui sta dormendo. Lui sta facendo finta di dormire, ma perché c'è un occhio. Il viaggio procede bene. Sono le 11. Il tempo fuori non è bellissimo, ma insomma c'è un po' velato. La temperatura interna è piacevole. We are perfectly on time and we expect to land in schedule about in 6-7 hours from now. Enjoy your flight. Puliamo, sistemiamo tutto. Domani lavoretti di fino, eh? Oggi la barca lavata, secondo finita, domani tac. Elisabetta, hai fame? Sì. Vuoi fermarti a mangiare? Sì. Che fame sei sicura? Hai. Oui, monsieur, oui, je rêve in français à la France, à Menton, et manqué un centinaio di chilometri all'arrivée a Saint-Tropez. Undici ore? Non è male, eh? Sei stanca? No, ma va, fresca come un... Pedalo. Ma quella Saint-Tropez? Dai ragazzi, arrivati, eh? Arrivati.
forse da uomo per essere uomo. Sono felicissima che sono arrivata a Saint-Tropez. È da un po' di tempo che chiedo a Filippo, dai, portami, portami. E mi dispiace per Roberta, un po'. No, un po' di più, però no, mi dispiace per lei perché so che anche faceva anche piacere a lei di venire qua. Però questa è la vita e io sono qua e sono felice. E abbiamo fatto il viaggio in pulmino da Roma. 11 ore e mezza mi sembra. È successo un paio di cose divertenti, che all'inizio tipo alle 7 della mattina io avevo messo gli occhiali da sole, quella cosa gonfiabile intorno al collo per l'aereo e le cuffie dell'iPod, solo che la musica non andava e loro pensavano ovviamente che stavo dormendo, solo che non stavo dormendo e loro hanno fatto dei discorsi veramente interessante, diciamo quello, e poi quando siamo scesi al primo autogrill ho detto, ah, ma divertenti i vostri discorsi, e loro erano, sono rimasti un po' male, un po' vergognati. Intanto i posti, diciamo, a Porto Vecchio saranno disponibili più o meno da domani, il piano dei posti lo fanno questi da Vecchio in Club Italiano che torna domani. Io mo sto cercando di intercettare Umberta Croce, che è quella dell'ufficio stampa del... Ci mancano ancora alcune cose, sì. Tipo la seconda ancora, che diciamo le cose fondamentali sono la seconda ancora. Ci vorrebbe anche un pezzettino di casa. Le due cime di ormeggio in più, quelle sono le cose fondamentali, diciamo, poi il resto tutte, che ne so, mille bolle. Mille bolle è importantissimo. Sacchi neri. Come le vuoi attaccare? Rotolone, Scottex. Tanto set. Spero. Avete mangiato, spero. È solo quello che passano da. No, se avete mangiato. Sapessi quanto ho speso ieri da quando sono arrivato, un patrimonio. Oh, ieri sera l'aragosta era guarda, favolosa. Andiamo, richiamati all'ordine. Alcune cose, niente. Andiamo a fare sta spesa. Andiamo. A Laura. Allora, ti dico perché. Perché in teoria se lì hanno fatto come... Delle cassette multi, queste no, queste sono da ufficio, oh, noi siamo lavoratori seri. Ho incontrato Ela Weber all'aeroporto di Fiumicino, lei era con suo marito, abbiamo fatto il volo che è andato abbastanza bene, credo che abbiamo dormito tutti e tre fino all'arrivo a Nizza. A Nizza ci siamo concessi questo arrivo da Very VIP a Saint-Tropez perché ho prenotato un elicottero. Il viaggio in elicottero è stato molto bello, è stato divertente che avevamo le barche a vela che stavano facendo il trasferimento da Sanremo a Saint-Tropez, che è, diciamo, la prima tappa della settimana della Giraglia.
Poi siamo atterrati in un campo con le pecore, sembrava fossimo in Grecia. È stato abbastanza divertente il contrasto tra l'immagine che hai di Saint-Tropez e quella che vedevi dall'elicottero arrivando, con tutte queste ville con piscine, finché abbiamo scelto l'unico campo, credo, ancora coltivato e con allevamento di tutta la Costa Azzurra. Filippo avevo detto di fare una cosa un po' soft, no? Cioè di venire alla Giraglia con Ela. Io avevo preso la macchina perché venivo da Milano e quindi così di andarla a prendere e di venire, insomma, avevamo organizzato tutto. Poi lui c'ha questa, così, questa smania da grandeur, deve fare sempre lo sbrasone e si è presentato in elicottero. Però per punizione è capitato in mezzo alle caprette, così gli ha reso la cosa un po' più agreste e meno pippaiola, così si impara. Lì ci sono venuti a prendere con un pulmino e ci hanno portato in albergo. Ma siete sicuri che siamo giusti qua, siamo in mezzo alle animali? Eccolo qua, ecco, da nulla. Lì a me ha chiamato Andrea e mi ha detto di venire a vedere la barca, che in realtà non era a Saint-Tropez, nel porto di Saint-Tropez, perché non ci avevano ancora dato il posto, ma era a Cogolain e bisognava trasferirla da Cogolain a Saint-Tropez, che sono insomma, un paio di miglia, niente di cosa. Però è la prima volta che sono salito sulla barca in acqua attrezzata per navigare. L'ho timonata io per far schiattare di invidia Maurizio, per cui diciamo da Cogolain a Saint-Tropez l'ho trasferita io. Poi l'abbiamo attraccata al porto di Saint-Tropez e lì ci siamo incontrati con il resto dell'equipaggio. Comoda la vita, eh? Non è arrivato l'elicottero. No. Allora. No, ma questa volta ti abbiamo preso un idrovolante. Sai, fa più scena, arrivi direttamente con l'idrovolante sulla barca. In questo momento stiamo aspettando che l'equipaggio si completi. C'è Francesco che ha avuto un problema adesso. Ieri ho visto un messaggio al volo che ha mandato da Andrea. Riusciti a provare un po' l'impiantamento, le manovre, quindi una bella giornata, anche un po' di vento forte. Fra un po' ci siamo.
a tappe forzate, secondo me ce la facciamo a metterla in piedi per la stagione. Fin dal progetto, tutta completamente in carbonio. È possibile che oggi ancora non si sa quando arriva. Ma se quello se n'è andato. Da oggi farò di tutto per convincerli di portarmi a Saint-Tropez. Barca bagnata, barca fortunata. Manché un centinaio di chilometri all'arrivo a Saint-Tropez. Però cazzo Andrea, il tappeto rosso per Filippo. Di Angis è il tattico, lui è molto importante sulla barca. Comunque una bella giornata, siamo riusciti a fare quello che volevamo. Che San Nicolò protegga la Verve e il suo equipaggio. Ci siamo. Ah, sembra tutto allegro. Ma. Il solito Filippo che non arriva mai, fa lo sbrasone, arriva con l'elicottero, arriva tardi, ecco, vedi, Francesco dove stai andando? Che arriva sempre tardi. Questa mattina dopo essermi svegliato ho fatto una ricca colazione, ho sopportato tutti questi ragazzi che sono venuti a prendersi le divise, visto che Andrea ha avuto la gentilezza di lasciare il cartone delle divise nella mia stanza. Ovviamente la mandria degli amici è venuta a scegliersi le divise, poi devono fare le prove, vedi che sono tutti elegantissimi, che le taglie devono essere quelle giuste. Adesso arriviamo in barca, dobbiamo ancora fare qualche lavoretto di preparazione, ma sicuramente armarla, poi ci siamo dati un tempo limite, perché facciamo tutti quei lavori che abbiamo lasciato in sospeso ieri, la barca è nuova, quindi ci sono tante cose da fare, ci siamo dati un tempo limite oltre il quale smetteremo di fare questi lavori che faremo domani, questa sera o domani mattina. Poi la giuria ci ha chiesto di essere a disposizione dalle 10, quindi vuol dire che dalle 10 in poi il comitato può chiamarci fuori in acqua e dopo un certo tempo, che di solito è mezz'ora o un'ora, dare la partenza. Comoda la vita, eh? È arrivato l'elicottero. No. No, ma questa volta ti abbiamo preso l'idrovolante. Dai, fa più scena, arrivi direttamente con l'idrovolante sulla barca. Poi siamo al comitato, che guardi giudi, tutti no? I comitati, cazzo dicono la partenza, non partenza, devi qualcosa, percorso, non percorso. Va bene. Fai sedessere. Ruotagli una strippatina, va. Ok, va bene, va bene.
prendetevele nuove da vedere, da guardare, non cercare di capire un po' com'è. E stiamo cercando così di ottimizzare quello che abbiamo, insomma. Oh! Oh! Rimango schiacciato tra... Allora, vai di corsa al circolo. Dov'è? Okay. Che è giù in fondo, fai tutto il porto, vai sì. Giù. Quando arrivi al circo vai segreteria regate, dici barca Verve, questa tessera qui me la stanno rinnovando, controlla al volo per favore. Vai. Filippo ha la tessera FIB non rinnovata, quindi adesso dobbiamo un attimo mettere a posto questa cosa, sennò oggi non potrebbe fare regata con noi. Quindi lui ha chiamato il circolo e farà rinnovare di corsa la tessera per poter partire, se no oggi sta a terra e farà regata domani. Adesso stiamo aspettando la partenza. Hanno diviso le barche in due gruppi. Noi facciamo parte del secondo gruppo. Tra un po' ci siamo. Manca una persona, ma adesso arriverà, penso, spero. Lo stiamo aspettando, tra un po' si parte. In questo momento stiamo aspettando che l'equipaggio si completi, c'è Francesco che ha avuto un problema, sta arrivando dalla Svizzera e quindi stiamo aspettandolo, sperando che abbia trovato un trasporto che gli permetta di arrivare in tempo. Ho visto loro veramente agitati e molto anche preoccupati, perché stamattina non è arrivato il tattico che è De Angelis. Per noi Francesco è una presenza importante a bordo e quindi è chiaro che fare regata senza lui diventa molto più difficile. È una costiera, fortunatamente la barca oggi, diciamo che è anche la prima uscita che fa con l'equipaggio completo, quindi non era sicuramente una regata che ci aspettiamo di vincere. Tieni questa qua in diagonale, Marco. Loro praticamente sono prima attaccate al mollo e poi si devono lasciare le corde, quelle si chiamano, a terra. E per quando tornano devi farli tutti bene, messi bene, così quando loro tornano possono tirarli più facilmente. Questa la taglierei. Le ciabatte sono tutte insieme e niente. Stai facendo carriera. Hai visto? De Angelis non è ancora arrivato e loro sono pronti alla partenza, per cui dovranno fare la prima regata senza di lui. Eccola, lo vedete? Pronti alla partenza. Sono molto emozionata dopo tutto questo tempo di organizzare le cose, finalmente barca sull'acqua e la prima regata inizia. Sto agitata per loro. Impegnative e siamo riusciti a provare un po' l'affiatamento, le manovre, quindi una bella giornata anche con un po' di vento forte, quindi comunque la barca è a posto, dobbiamo ottimizzarla, adesso c'è un po' di lavoro da fare e adesso ci siamo divisi per settori e ci lavoreremo un po'. Guarda, come prima giornata non è andata male, penso. Tutto bene. Per essere la prima, come ripeto,
come prima giornata senza aver mai provato la barca è andata benissimo. Bene, perché la barca è ancora da regolare, starà al 70%, penso, al 60% della sua potenzialità. Quindi penso che già finito Saint-Tropez, con una bella messa a punto, la barca ci avrà un bel cambio. Sono salito oggi per la prima volta, ma forse non sono nemmeno il solo, mi pare, no? Quindi è questione di amalgama, di capire come funziona, insomma è un meccanismo complesso il gioco della vela, però sono certo che ce la faremo con un po' di pazienza. Si tratta di imparare, no? Come in tutte le cose la prima volta è un po' complicato, poi piano piano ce la faremo. Prima della fine della settimana saremo padroni del mezzo anziché terzi trasportati validi solo ai fini assicurativi. La sensazione, anche vederla in mezzo alle altre barche di simili dimensioni tipo TP52, questo Altair che è un'altra barca di 50 piedi, mi sembra piuttosto svelta, agile, specialmente di bolina, mi ha fatto un'ottima impressione. Beh, è andata bene, no? Direi è andata bene. Abbiamo provato la barca subito in condizioni abbastanza non estreme, no, però insomma con un bel vento, c'era una ventina di nodi, quindi abbiamo subito provato con vento la barca, che sembra essere veloce. La classifica ancora non sappiamo come siamo andati, speriamo bene. Comunque la barca è entusiasmante, molto divertente, abbiamo fatto un po' di planate divertenti a vele bianche, quindi promette bene. Barone mancava. Mancava Francesco. L'abbiamo chiamato. È sparito. Sarà, non lo so. L'abbiamo provato a chiamare, solo che niente, a un certo punto dovevamo uscire perché erano tutti fuori e niente, stiamo aspettando che avrà avuto qualche contrattempo. Il fatto che non sia venuto Francesco, beh, comunque è un peccato perché intanto a noi dispiace non aver fatto regata insieme, questa è la prima cosa. E è un peccato perché ovviamente anche per lui era la possibilità di vedere la barca e quindi farsi un'idea. Stava facendo questa regata in Svizzera, sono rimasti senza vento in mezzo al lago e non c'era. Non aveva possibilità, però non poteva scendere dalla barca e venire via. Quando hai regate così incastrate ti può capitare quello che è successo a lui, bonaccia, resti senza vento alla regata alla quale stai partecipando e arrivi tardi a quella dopo. È un peccato che non sia stato con noi, ma purtroppo sono incidenti del mestiere. Quindi arriverà stasera e da domani continuiamo a lavorare con lui. Abbastanza bene. Porco, va bene. Oggi è una regata un po' così perché non abbiamo fatto di poppa, però tutte le sensazioni sono positive. Rado, fa uscire anche l'altro che piego anche l'altro. Bene, penso bene. Sicuramente molto bene in orche, il che dobbiamo vedere, non riesco a capire le classifiche. Però va bene, quello che pensiamo è che la barca va bene, poi adesso. Adesso si vede. No, sono soddisfatto. Piano piano. Sì. Costruire una barca in 6 mesi, portarla qui a Saint-Tropez, farla partecipare a questa regatta. È un'impresa quasi impossibile. Solo che c'era un piccolo problema che era appunto dentro la navigazione. Il lago per navigare. Io credo che Filippo e Maurizio Biscardi la definizione del gatto e la volpe sia molto azzeccato. Come il yin e yang, si compongono e insieme fanno un gran disastro, che fantastico. No, è la prova 1 questa è.
sono proteste. Comunque camminava. Cioè, da questo punto di vista la soddisfazione c'è. Maurizio aveva un'ottima idea, ma aveva bisogno di qualcuno che abbia le capacità di metterle poi in opera. Per cui la mente e il braccio. Ti hanno detto che escono adesso? Non hanno detto nulla. La classifica orca esce domani. L'idea nasce da Maurizio Biscardi. Filippo è una persona che ha messo il suo savoir-faire per realizzarla, per cui sono una bella accoppiata. Il time time è il tempo che la barca impiega, quindi in secondi naturalmente, a cui moltiplichi il tuo coefficiente e ti fai il tempo corretto. Rispetto all'avversario devi vedere il tempo che ci mette l'avversario, moltiplicato per il suo coefficiente, ti dà anche lì il tempo corretto, raffronti i tempi corretti e vedi che è arrivato prima. Io Maurizio lo conosco bene, Filippo l'ho appena conosciuto, ma credo che entrambe hanno questa indole in comune che sia, sono spericolati e hanno un gran culo. Vorrei cercare di andare a scendere, adesso mi sa che sono le 6:30 già. Quinti, settimi, decimi. La barca benissimo, perché poi hanno tagliato il percorso, quindi non abbiamo fatto mai la poppa. Non abbiamo fatto poppa. È perché hanno tagliato il percorso, quindi è stato tutto in bolina, quindi siamo stati un po' penalizzati rispetto agli swan che ci hanno proprio spinto, quindi può darsi che qualche swan ci arriva davanti. How would you like to go in the restaurant? Here we go. I compiti organizzare ovviamente che quando loro tornano qua nel porto tutto è a posto, e anche organizzare le serate perché loro avranno voglia di rilassarsi e avranno sicuramente anche fame. Stasera organizziamo una cena per loro e così si rilassano anche un po' perché domani si fa tutto di nuovo. Che si sta preparando per la partenza e il morale è molto alto perché è arrivato il nostro tattico Francesco De Angelis. Maurizio Biscardi mi ha chiamato per essere la madrina della Verve perché noi nel passato abbiamo fatto diverse avventure insieme. Questa volta è un'avventura in mare, però comunque di avventure veramente abbiamo fatte tante, sono sempre stato a buon esito. E poi gli serviva qualcuno a buon prezzo. Allora, che San Nicolò protegga la Verve e il suo equipaggio. Vedi che non si rompe, te l'avevamo detto!
tirato una botta, è la pazzesca. Comunque dai, è fatta anche questa. Ragazzi, abbiamo rotto la barca, No, dai, riusciamo a tirarla un po'? No, aspetta. Voglia questa un po', dai. No, non l'abbiamo rotto la barca. Questa. Ho rotto la barca. Insomma, è stato energico, Ha tirato, insomma, aveva paura che non si rompesse la bottiglia, è venuta fuori una bella stecca, pezzi ovunque. Però la barca ha resistito, insomma, siamo stati, la barca robusta. Il varo è andato bene, la bottiglia si è rotta, purtroppo era verde, ma comunque c'è qualcuno su questa barca che è molto superstizioso. Ridatevi la mano, alzi la mano, questo è solo l'inizio, questa piccola verve farà molta strada, vedrete. Io puzzo di champagne, la cena sono perfetta. Complimenti al rovescio della nostra madrina. Ti è piaciuto? Tutta l'energia, si chiama verde, devi mettere un po' di verde. Vediamo adesso se va. Avevo detto, lo faccio quello forte, perché quella barca deve tagliare tutto il vento e deve arrivare avanti. Spaccato, vostri avversari, io ho spaccato la tua bottiglia. Vediamo. Io auguro sia la verve, sia il suo equipaggio, sia questi due fenomeni di arrivare dove devono arrivare, perché qualcuno che ha il coraggio di mettere in opera le cose impossibili deve avere risultati, non esiste. Per cui in bocca al lupo. Quando tu arrivi alla prova del 9 c'hai la tensione che ne deriva, perché sai che quello è il momento della verità, o uno dei momenti della verità, perché poi i momenti della verità sulle regate, sulle gare, sullo sport in generale è sempre, no? Ogni volta che ti ritrovi ad affrontare una nuova sfida c'è un nuovo momento della verità, perché qualcosa può essere cambiato, perché puoi essere più o meno fortunato, perché possono mutare le condizioni climatiche, perché qualcosa può andare storto anche in seno alla squadra e quindi ci possono essere mille problemi. In tutto questo, quello che era importante per la Giraglia era dimenticarsi tutto quello che poteva esserci intorno e concentrarsi sulla funzionalità o meno della barca. E quella era la prima prova del 9, cioè se dal progetto sulla carta poi c'era una rispondenza rispetto alle esigenze che manifestavamo all'epoca del progetto, con la realtà dei fatti. È andata benissimo. Questa regata, che è la Giraglia, rappresenta un importante banco di prova. Sarebbe servito poco uscire con una giornata del genere, perché era una giornata al limite della navigabilità. Che
andare pian pianino, cominciare a capire come va nelle varie condizioni. Come d'autunno sugli alberi, le foglie. Un attimo, dai.